Bella a tutti ragazzi, allora oggi vi faccio vedere un po' com'è questo gioco di cui vi ho fatto vedere l'intro. Spero che come al solito il microfono stia registrando in modo decente. Volevo far vedere un po' lo stile del gioco, scusatemi se la grafica non è propriamente bella, ma già di suo il gioco non è che abbia una grafica molto, molto bella come avete potuto intuire, cioè veramente molto semplice. Comunque volevo farvi vedere un po' com'era il gioco. Essenzialmente potete usare o il mouse oppure le frecce della tastiera per muovervi e avete essenzialmente poi tre tasti che sono Z per usare la spada, X per saltare, C per un attacco speciale che poi vedremo molto più avanti nel gioco, che si può fare un attacco speciale caricato, e V per utilizzare l'item che voi avete scelto. Qui vi faccio vedere, c'è appunto lo shop dove potete comprare un po' di cose. Premendo Esc, appunto entrate nell'inventario dove, come potete vedere, faccio vedere appunto equipaggiare questo item che serve per ristabilire appunto la salute. Poi in basso a destra vedete c'è appunto l'item, i soldi che voi guadagnate. Qui c'è invece una specie di pietra che serve per salvare, per ripristinare un po' di potere. Adesso vi faccio vedere anche un po' di animalacci da sconfiggere. Comunque voi siete qui naufraghi in questa terra di elfi, non so come definirli, con queste orecchie lunghe e le code molto molto simpatici, molto simpatici come direbbe Moratti. E niente, qui utilizzate la vostra spadina per fare un po' di menate e avete vari attacchi che potete fare. Ad esempio potete, esatto, fare questo attacco in salto tenendo premuto Z e tirando in basso praticamente la freccia giù, e fate questo attacco che è un po' più potente. All'inizio non avventuratevi troppo, ma seguite appunto la strada che sto facendo io, perché vi sto facendo vedere, io sono già andato un po' avanti, vi sto facendo vedere appunto la strada che dovete fare. Dovete parlare un po' con tutti, altrimenti non vi si sbloccano le quest. Quindi ragazzi, dovrete per forza di cose rompervi un po' le palle a parlare con tutti, ma comunque la storia è abbastanza particolare, abbastanza intrigante, quindi io vi consiglio vivamente di insomma di godervela appieno, non solo andando a fare una speedrun tipo uccidendo tutti. Detto questo, niente, io vi lascio un po' al gioco e basta, perché non c'è molto da dire. State attenti a questi animali volanti che hanno bisogno di un po' di colpi per morire. E niente, basta. Detto questo, spero che il gioco vi possa piacere e interessare. A me sta piacendo parecchio. Si chiama YS6, che è il porting appunto da PSP e PS2 questo gioco, e magari alcuni di voi hanno già giocato. E qui c'è un po' di bordello, faccio un po' di bordello, ci sono un po' di bestie volanti e non solo. E niente, per questo, bella a tutti ragazzi, se volete iscrivervi al mio canale mi fate un super piacere, e grazie, bella a tutti e alla prossima, ciao ciao.